Fatemi sapere se volete delle live più spesso. Ad esempio, per una partita importante, noi andiamo in live, poi chiaramente uscirà l'episodio completo, tutto montato e bello. Ovviamente aumentando la qualità rispetto alla live dell'altra sera in cui abbiamo avuto dei problemi, però fatemi sapere se vi può piacere l'idea. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera. Sono molto contento di dire questa cosa perché voi avete visto l'ultimo episodio sul canale martedì, ma la carriera, io l'ultima volta che ho detto questa cosa è stata tipo la settimana prima, perché anche nella live che avevamo fatto lunedì sera non avevo fatto l'intro, che cosa romantica. E allora io non posso che ricordarvi intanto di seguirmi su Instagram, ci tengo particolarmente, volevo anche ringraziarvi perché gli ultimi video purtroppo per colpa della Roma, ma stanno andando molto molto bene. Detto questo, vi ricordo di passare in descrizione per Divise Calcio Top, il miglior sito a parer mio, lo sponsorizzo per questo, di maglie da calcio. E la caratteristica principale di questo sito è che voi potete prendere già a prezzo molto basso una maglia o una felpa o un completino, quello che volete, insomma. In più, se inserite il mio coupon che è hashtag Marconi, avete una seconda maglia gratis. Detto questo, spostiamoci subito di là perché siamo in pieno calciomercato. Al 25 di gennaio, quindi ultimi 5 giorni, abbiamo per il momento nel mercato di cosiddetta riparazione preso Ziyech, che sicuramente sarà un giocatore molto interessante per la seconda parte di stagione. Eccolo qui, COC, ma può giocare benissimo anche largo a destra, quindi lo adoro proprio tantissimo. Lui è un mancino, quindi può far bene. E abbiamo preso Tierney, però non è ancora finita perché in realtà forse un altro terzino, ma soprattutto un difensore centrale per far rifiatare David Luiz ci potrebbe servire. Avevamo cercato Skriniar nella prima parte, insomma, di mercato in live, però l'Inter ci ha chiesto una cosa come 90 milioni che mi sembrano un po' eccessivi, quindi abbiamo quantomeno rinviato quell'idea lì. E quindi in questo episodio vedremo un po' che cosa riusciremo a fare. Intanto, come vedete, giochiamo contro l'Union Berlino la prima gara dell'anno. Forza Dortmund! Bentornati al Signal Iduna Park a voi e bentornati ai giocatori in campo. 18ª giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund vuole inseguire, continuare ad inseguire il Bayer Leverkusen, che è comunque a più 9 in classifica per il momento. Dortmund, che però ha giocato comunque molto bene nei primi 6 mesi, si è rinforzata in questo mercato di gennaio e quindi ovviamente ha tutte le intenzioni, tutte le migliori intenzioni per lottare fino alla fine, per tenere aperto il campionato fino all'ultima giornata. E non solo il campionato, perché il percorso in Champions è più che attivo, così come quello in Coppa. Questo è il Dortmund di oggi, formazione assolutamente titolare con De Gea tra i pali, David Luiz, Akanji, Trippier e Guerreiro a comporre il quartetto difensivo, quindi Zielinski e Witzel a centrocampo, Royce in questa posizione alle spalle del Cholito Simeone con Pulisic e Sancho che sono gli esterni, allarga verso Gogia, poi l'ottima giocata di Podler a far salire un compagno, occhio alla chance per l'Union Berlino con il mancino pericoloso che termina però sul fondo al terzo minuto, il primo squillo degli ospiti. Di prima a far salire Witzel che può andare nello spazio, in mezzo si è mosso Royce, lo vede Witzel, lo serve, va un po' lunga, ma Royce la tocca con la punta e si salva non so come il portiere avversario. Non è finita perché c'è Zielinski che vuole creare, lascia Simeone in area, chiuso il Cholito che finisce giù senza fallo però. Poi scarica sul 22, arriva il cross sul secondo palo, Sancho fa la sponda per nessuno, ma la palla gli torna e c'è il destro che lambisce il palo e finisce sul fondo. Pulisic. Largo per Trippier. Arriva Sancho, anche Simeone al centro. Trippier si prende tutta la fascia, poi alza il cross per il Cholito, che viene anticipato. C'è Royce al volo! Royce al volo! Un gol pazzesco del capitano che la sblocca al minuto 30. Borussia 1, Union Berlino 0. Un gol meraviglioso di Marco Reus, che calcia al volo col destro. Gikowicz la vede partire, ma non basta, perché questo destro non lo prendi mai. Esulta anche in maniera contenuta Marconi. È 1-0 per noi. Terzo angolo di fila per il Borussia Dortmund, sempre con Ziyech, che la mette dentro. Esce il portiere che riesce a smanacciare, raccoglie Akanji, poi il sinistro in porta da parte, credo, se non ho visto male, di Zielinski, che fa 2-0. Piotr Zielinski, solo gol belli per lui, e forse oggi è quello della sicurezza. Su calcio d'angolo di Ziyech, bravo Akanji a farlo salire, non sbaglia mai Piotr Zielinski. 2-0, è il suo sesto centro in 18 partite. Finisce qui, è 2-0 per il Borussia Dortmund con i gol di Royce e Zielinski.
18esima giornata che dice questo, dice che abbiamo fatto 3 punti non scontati, perché in casa contro un avversario sicuramente di medio-bassa classifica, ma un avversario ostico come l'Union Berlino, quindi l'importante oggi era vincere in tutti i modi. L'abbiamo fatto peraltro convincendo, perché siamo partiti così e così, ma siamo cresciuti poi in corso d'opera. Io do un'occhiata e Leverkusen ha pareggiato, quindi già 2 punti gliel'abbiamo rosicchiati grazie all'Hertha Berlino. Tra l'altro, se, non so se ve la ricordate questa, ma Hertha Berlino-Leverkusen è stata l'ultima partita della scorsa stagione, quella che ci ha consegnato la Champions League. Quel giorno vinse il Leverkusen e invece oggi era l'Hertha Berlino a doverci fare un favore, ce l'ha fatto. Quindi questa è anche la classifica momentanea. Del resto sì che 9 punti erano tanti, ma eravamo soltanto alla 17esima giornata, quindi è ovvio che c'è ancora tanto da giocare, c'è ancora tanto da vedere. Nel frattempo, ragazzi, io vorrei effettivamente tornare su Skriniar, però in un modo differente rispetto all'ultima volta, nel senso che adesso non ricordo se avessimo provato a scambiarlo o ad acquistarlo direttamente. Quel che so è che 96 milioni all'Inter non glieli diamo, più che altro intanto perché sono tanti, però ancora più importante, non ce li abbiamo proprio. E allora io ti dico, scambio giocatori, adesso vediamo con chi, e poi vediamo quanto vuole l'Inter, a parte quelli, insomma. Gray vale 20 milioni, ed effettivamente io vi dico che non trova spazio nel Dortmund, e non ho intenzione di farglielo trovare spazio, perché non più di un tot non è riuscito a darci. Noi abbiamo tanti giocatori, tra cui gli ultimi arrivati, anzi, perché Ziyech anche da tabella a sinistra, ma soprattutto il terzino Tierney può fare l'esterno sinistro, un po' come fa Guerreiro nella realtà. No, vogliono o un terzino, o un centrocampista, o un portiere. In realtà l'unico che potremmo dare qua in mezzo è Gundogan, nel senso che poi è un signor calciatore anche lui, è un giocatore che abbiamo fatto tornare, ci è servito, ci ha dato una gran mano, però è anche vero che trova poco spazio, spesso è in tribuna, quindi credo sia sprecato a Dortmund. Vediamo se interessa un Ilkay Gundogan. Ok, però vogliono un conguaglio di 70 milioni che noi in realtà non abbiamo. 57,3, vediamo. È un'offerta più che allettante. È un'offerta più che allettante. Milan Skriniar, l'Inter accetta 57,3 milioni più Ilkay Gundogan, che ci serviva poco, cioè non è un sacrificio, quello che voglio spiegare. Sicuramente un grande calciatore, ma non è un sacrificio per quel che mi riguarda, perché non lo stavamo utilizzando in questa stagione. Quindi fatemi sapere intanto cosa ne pensate di un eventuale arrivo di Skriniar, al di là di quelli che mi diranno che non è realistico, ma io non la capisco sta cosa, perché fosse un Sergio Ramos che sta a Real Madrid, arriva al Borussia Dortmund, è un conto. Skriniar è un grandissimo calciatore, sta all'Inter, che più o meno, ragazzi, adesso tutto il rispetto per i nerazzurri, che hanno una grandissima tradizione, una grandissima storia, ma il Borussia Dortmund non è che è il Torpignattara qua dietro, cioè nel senso è una grande squadra, quindi ci può anche stare. Detto ciò, andiamo a trattare con Skriniar, sperando di riuscire a portarlo a casa al primo tentativo, perché ci sono altre partite in questo episodio, ci sarà proprio l'Inter agli ottavi di Champions nel prossimo, ci sarà anche il Bayern Monaco nel prossimo, quindi non perdetevelo assolutamente il prossimo episodio, ragazzi, perché sarà tanta roba. Magari, come vi ho detto all'inizio video, se volete una ce la facciamo in live, magari è proprio quella contro l'Inter che dovrebbe essere la prima, ma lo vedremo. Detto ciò, allora, ruolo nel club, cioè ti ho offerto praticamente tutta casa mia, diciamo cruciale, arrivi per fare quello, è ovvio. Poi, era ciò che volevamo, perfetto. Credo sia il momento di parlare della durata del contratto. Vuoi 5 anni, sono soltanto che contento, perché ovviamente è il massimo disponibile, quindi va bene. Io ignorerei la clausola, se per voi va bene. Ok, e allora qui, attenzione. Stipendi e bonus, lui all'Inter prende 96, io qui offrirei 100 comunque a 200 secondo me. E qua non mettiamo assolutamente nulla, avanza offerta, non so cosa ne pensate voi, vediamo cosa dicono loro, mi sembra un'offerta equa. Allora, l'hanno detto subito, quindi adesso non so se ho offerto chissà quanto, credo di no, perché ho offerto comunque 100.000 a settimana più un bonus di 200.000, quindi sommandoli sarebbero 300.000. Che non sono pochissimi, per carità, però vedremo, insomma. Fatemi sapere voi, magari ho offerto tanto, questo non lo posso sapere. So che inizialmente volevano toglierci 96 milioni e l'abbiamo pagato 57, quindi sicuramente abbiamo fatto bene da questo punto di vista. Avanziamo il calendario e a questo punto consideriamo anche il nostro mercato chiuso, perché in entrata sono arrivati Hakim Ziyech, Milan Skriniar e Tierney, terzino sinistro che può fare anche il destro, può fare il difensore centrale, può fare l'esterno alto. Mi avete consigliato Jimenez, l'avrei preso al posto di uno Skriniar se l'Inter ci avesse detto di no, però è chiaro che se tu hai il budget per prendere una Ferrari, perché te devi comprare una Panda? Quindi questo era un po' per dire.
Giornata 19 e seconda del girone di ritorno. Una settimana fa il Dortmund ha chiamato, il Leverkusen non ha risposto e quindi continua la rimonta, il tentativo almeno di rimonta al vertice della classifica, al primo posto di quella che è una classifica, come vedete adesso ci mostrano la parte più centrale col Werder Bremen a 23 punti al nono posto, una squadra sicuramente da non sottovalutare. Un Dortmund invece che scende in campo con lo stesso 11 che ha giocato contro l'Union Berlino vincendo per 2-0. Ancora Van Aanholt, all'indietro poi Sahin, Martins, sempre per Van Aanholt che mette il cross, non è male, sul secondo palo non ci arriva Guerreiro e De Gea dice di no, pericolosissimo il Werder Bremen al quarto d'ora. Si è salvato il Bremen ma insiste il Borussia, buon momento dei nostri, Royce al limite per Simeone, largo per Zielinski che spacca la porta con il destro, ancora Piotr Zielinski, secondo gol consecutivo, va avanti il Borussia Dortmund al 23esimo anche al Weserstadion, segna il numero 20, Vitano che va sulla bandierina, mette il cross verso David Luiz, Pavlenka vola, poi Akanji anticipato, rimessa dal fondo. Chiude bene, riparte il Dortmund con Axel Witsel, Royce, la chiama in verticale Lozano, grande palla di Royce per lo scatto del messicano fino in fondo, Irving Lozano col destro, Pavlenka, arriva Zielinski che firma la doppietta, terzo gol consecutivo, 2-0 per il Borussia Dortmund e adesso sì che è un po' più giusto il risultato perché a parte i primi 10 minuti abbiamo giocato solo noi esprimendo un calcio pazzesco, insomma prove generali per i mesi importanti della stagione. Dortmund che sta volando verso la sua seconda vittoria in due partite del 2020. Teoricamente l'arbitro dovrebbe fischiare in questo istante e infatti lo fa. È 2-0 per il Borussia Dortmund anche sul campo del Werder Bremen, quindi seconda vittoria su due. Entrambe per 2-0, il 2 è il numero fortunato di questo Borussia Dortmund all'interno di questo episodio e vi dirò di più. Tre gol in due partite per questo signore qui, Piotr Zielinski, che ha il 2 sulla maglia, il numero 20, e quindi torniamo al 2-0. Insomma, pazzesco, richiami ovunque, ma droga a parte, vi posso dire che è una vittoria molto importante anche quella di oggi. A differenza della partita contro l'Union Berlino, abbiamo stradominato e si ferma ancora il Leverkusen. Secondo pareggio di fila, 2-2 in casa con il Lipsia. E quindi nel giro di due partite, mentre qui ci fanno vedere che il quarto di finale sarà contro lo Stoccarda, io voglio prendere però il tabellone della Bundes. Nel giro di due partite, da 9 punti, il vantaggio del Leverkusen è tornato a 3 punti, che era la differenza pre-scontro diretto, che poi vinsero loro per, se non ricordo, no, forse era di 2 punti addirittura, vabbè, comunque sia, di molto poco. Scontro diretto che poi finì 4-2 per loro, in casa loro però, quindi si restasse così, insomma, sarebbe tanta roba, perché poi arrivati al Signal Iduna Park cambierebbe tutto. E proprio il Leverkusen, non so con quale coraggio, non so proprio con quale coraggio, ci chiede Marco Royce. E ovviamente la nostra risposta sapete quale sarà? Che te la vinde il culo. Esattamente, questo credo che riassuma un po' tutto. Contro lo Stoccarda riposerà sicuramente Royce, ci sarà titolare Ziyech alla tre quarti, probabilmente spazio anche per Tierney, ora vediamo. È una gara importante e lo sappiamo perché non vogliamo assolutamente snobbare nessuna competizione alla quale partecipiamo e quindi stasera al Signal Iduna Park di fronte allo Stoccarda l'obiettivo è il solito, vincere. Questo è il Dortmund con Hitz tra i pali, Trippier, Akanji, Skriniar l'esordio così come Tierney e così come Ziyech perché ha giocato ma non da titolare, il centrocampo composto da Witsel e Zielinski, poi proprio Ziyech alle spalle di Simeone, gli esterni sono Pulisic e Sancho. Witsel protegge bene il pallone, poi lo fa passare bene per Pulisic, il cross per Simeone, anticipato, raccoglie Trippier, Zielinski va con il sinistro, e lo sappiamo, ha il piede caldo in questo periodo il polacco, palla sul fondo, Ziyech la gira per Witsel, a destra c'è subito Pulisic, lo fa pedalare Witsel, ecco Pulisic, ingresso in area fino in fondo, punta Ziller, destro Ziller, arriva Simeone, ancora Ziller, non è riuscito a pescare l'angolino col tapin. Di Davi riesce a farla passare, Hitz, che brivido per il Borussia Dortmund, grandissima palla gol per lo Stoccarda al 43esimo. Pulisic che è passato a sinistra con Davud alla tre quarti e Ziyech a destra, lanciato subito il marocchino che vuole mettere il turbo, corre Ziyech, corre tanto, arriva Delaney in mezzo, arriva pure il cross per Delaney in rovesciata, non trova la porta,
ma per poco non fa venire giù lo stadio. Si gioca molto a centrocampo, cominciano anche a essere stanche le due squadre, ma la vogliamo vincere. E quindi grande palla per Ziyech, che la mette giù, in area, fino in fondo, poi al centro per Delaney, che si divora il pallone dell'1-0, ce l'ha avuta sul destro e non è riuscito a trovare la porta. A 4 dal 90esimo. Gomez, Mangalà. Siamo a 10 secondi dalla fine del tempo regolamentare, ultima azione di partita. C'è spazio per Olmo, c'è la chance per lo Stoccarda. Olmo al cross pericoloso! Hits su Gomez e palla sul fondo! Lo Stoccarda, l'ultima azione di partita, ha avuto il match point. Hits ha detto di no. Si va ai tempi supplementari e in maniera paradossale, per le occasioni che abbiamo creato nei precedenti 20 minuti, mi viene da dire anche per fortuna. Perché Hitz qui ci salva. Matip in verticale, colpisce Delaney, palla che diventa buona per Ziyech, che mette il turbo, vuole Isaac di ritorno, grande palla in area per Ziyech! Che calcia largo! Lozano. Isaac. A rimorchio, chiama addirittura in causa Kanji che viene anticipato e quindi attenzione al contropiede clamoroso regalato allo Stoccarda con Gonzalez che calcia! E palla sul fondo, errore sanguinoso in fase di impostazione. Abbiamo regalato un contropiede clamoroso. Poi Gonzalez, sfortunatamente, ha i piedi montati al contrario. Rischia, ma l'arbitro ci dà una mano perché fischia la fine dei tempi supplementari. Si va ai calci di rigore. Una partita che ci ha detto tanto, in cui entrambe le squadre avrebbero potuto segnare sia loro che noi. Forse loro hanno creato le occasioni più clamorose nei momenti più clamorosi, alla fine dei 90 minuti e alla fine poi anche dei supplementari. Ma per il momento è 0-0 e quindi ogni calcolo va rimandato. Si parte col capitano che è il primo. Axel Witsel di fronte a Ziller che è un pararigori. Va Witsel che la mette in fondo al sacco. E adesso tocca a Gomez. Di fronte a Hitz che già gli ha negato il gol e lo fa ancora! La prende Hitz. Primo rigore fallito dallo Stoccarda, tocca a Ziyech con il sinistro e c'è Ziller a negare il primo gol, seppur durante la serie di rigori a Ziyech. Al Semberg, rete. Spiazzato questa volta Hitz. Tocca a Lozano. Destro! E non ci arriva, se la guarda Ziller. 2-1 per noi. Un rigore fallito a testa. Adesso tocca ad Olmo, il destro in fondo al sacco, spiazzato Hitz e quindi Trippier, momento delicatissimo perché siamo in parità. Destro e si distende Ziller, si distende Ziller. Gonzales. Rincorsa lunghissima e rete al centro della porta. E adesso è già rigore decisivo, non può sbagliare Delaney. Non può proprio sbagliare Delaney. La rincorsa, il sinistro, Ziller. Para ancora. E dice che finisce così. Il destino a volte è beffardo. È incredibile come in un quarto di finale, tra l'altro, se non ricordo male, di FA Cup qualche anno fa, Ziller fu l'eroe. Ma io alla fine della serie dei rigori stavo urlando, perché fu un eroe clamoroso, ma a nostro favore. E oggi, sempre su Delaney, anche se il nome è un altro, non è quel Delaney lì. Para e porta lo Stoccarda in semifinale di DFB Pokal. Fa male per carità, perché uscire ai rigori fa sempre male. Però può capitare, lo Stoccarda ha giocato la sua partita e ha evidentemente meritato di passare il turno. A questo punto il Dortmund, se volessimo guardare il positivo, deve e può comunque giocarsi al massimo sia il campionato, perché siamo secondi a meno 3 dalla prima, che la Champions League, siamo agli ottavi contro l'Inter, quindi comunque c'è la possibilità di fare una grande stagione. Jairo. Ant mette il cross, prolungato da Witsel, raccolto da Travnik, che è in zona tiro. Neri dentro e c'è il gol da parte di Arp a portare avanti l'Amburgo al decimo minuto, è il primo gol incassato nel 2020 dal Borussia Dortmund dopo 3 partite. E un tempo supplementare, e due tempi supplementari, peraltro. Dortmund che va sotto, ma Dortmund che nelle ultime partite in cui è andato sotto ha sempre vinto. Da Ruiz, zona tiro per il capitano, che imbuca un grande pallone per Zielinski! Ancora Piotr Zielinski! È il quarto gol in questo episodio, in 4 partite. Statistiche paurose
per quello che in teoria è un centrocampista, in pratica sta diventando il bomber della squadra. 1-1. Witzel, Ruiz per Pulisic che è in zona tiro, può andare col destro, calcia! Christian Pulisic si inventa il gol del 2-1 ed è un gol bellissimo al 36esimo. Situazione ribaltata al Signal Iduna Park e avanti il Borussia Dortmund. Poi Anta da Neri che prende il tempo a Zielinski, prende anche il fondo, Neri mette il cross e arriva il 2-2. Ha segnato Travnik, ma diciamo soltanto per il tabellino, perché in realtà mezzo gol è di Neri che si è infilato dentro tutta la difesa del Borussia Dortmund. Poi ha crossato e Travnik ha dovuto soltanto appoggiare il pallone, devo dire, non reattivissimo De Gea. Poi bravo David Luiz, Guerreiro per Reus che viene incontro. Oggi 90 minuti Reus, attenzione a Zielinski verticale per Ziyech. Attenzione al match point, Ziyech fino in fondo, la lascia Simeone con il sinistro da posizione più difficile del previsto in realtà, perché Ziyech voleva metterlo in porta ma il portiere non era uscito. Riesce a segnare il gol del spero definitivo sorpasso, 3-2, scheggia anche la traversa, torna a segnare il Ciolito e torna in vantaggio il Borussia. Trippier, vuole spazio Trippier, eternamente per Reus, calcia, palo, incredibile, incredibile davvero, sfortunatissimo Marco Reus, che poi per carità se voi mi dite i gol normali non li può fare, quelli al volo da fuori sì, io sono anche contento, però magari qualche gol in più a partita farebbe comodo. La partita è finita, come l'episodio, che comunque è più che positivo, al di là di un'eliminazione che un po' può far male, un po' può far male ai rigori contro lo Stoccarda in default epocale ai quarti di finale. Però per il resto 3 vittorie su 3, Marconi non può che essere contento, perché adesso bisogna capire che cosa ha fatto il Leverkusen. Ha vinto anche il Leverkusen, quindi comunque resta di 3 punti la distanza tra la prima e la seconda. Poi c'è il Colonia che segue un po' distaccato via via tutte le altre, anche il Bayern Monaco che piano piano sta rientrando quantomeno in zona Champions League. Per il momento ragazzi siamo alla fine di questo episodio, come vi ho detto all'inizio fatemi sapere tutto quello che vi ho chiesto, la live, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, di comprare maglie o divise, quello che vi pare a voi, su Divise Calcio Top, per l'appunto lo dice il nome. Per il momento è tutto, un bacione, never give up e bella ragazzi!